What is this I'm feeling? You wanna leave, I'm with it. Benvenuti, bentornati al nostro ormai consueto appuntamento settimanale, tutto dedicato al mercato azionario e italiano. Come al solito andremo a fare una panoramica sull'ultima settimana e sui mercati azionari, le attese appunto come si è aperta la nuova ottava, i titoli in watch list, uno sguardo al DAX, al cambio euro-dollaro e poi nell'ultima parte del nostro incontro andremo a fare analisi a
richiesta. E vedo già le domande che sono e tantissime, quindi come al solito chiedo un feedback per quanto riguarda audio video, quindi pochi istanti partiremo. E ancora una volta ricordo che questo sarà l'ultimo evento registrato, e quindi che potete trovare su canale YouTube di Trend Online il prossimo evento, quindi da lunedì prossimo, tutti gli eventi live riguardanti appunto quelli che farò e personali che farò appunto sul mercato azionario saranno tutti live, non verrà fatta la registrazione. Ricordo ancora una volta che in chat le domande vanno fatte una sola volta, anche per dare la possibilità ai tanti iscritti di poter dare anche loro il loro contributo, il loro commento. E detto questo, quindi pochi secondi, vedo che i feedback sono tutti positivi, pochi istanti possiamo partire. Ricordo ancora una volta che sono Pietro Lida, sono il responsabile del blog Un occhio sui mercati azionari e da ormai svariati anni collaboratore di alcuni siti, tra cui Doppio Minimo e Trend Online, di cui appunto curo un servizio di report e di segnali operativi, oltre ad un'intervista quotidiana che esce e settimanale che esce il giovedì, tutta dedicata ai listini, la panoramica sui listini e i titoli più interessanti nel brevissimo periodo. E vedo che ormai siamo pronti, possiamo quindi dare il via a questo nuovo evento che era contrassegnato l'ultima settimana dall'importante riunione della BCE, l'abbiamo detto appunto nell'ultimo nostro incontro di lunedì scorso. Il market mover settimanale era rappresentato da Mario Draghi e dalla sua appunto riunione con la BCE, in quanto potevano essere messi in campo nuove politiche appunto a favore di un'espansione economica, quindi politiche monetarie, e diciamo che ancora una volta Mario Draghi non ha deluso i mercati, ma anzi ha dato una nuova prova di forza, soprattutto nei confronti di quei paesi restii a politiche monetarie espansive. E lo sappiamo tutti che nell'ultimo evento, appunto giovedì scorso, la BCE ha messo in campo una nuova liquidità e oltre ai famosi TLTRO che dovrebbero partire a metà gennaio, il BCE ha messo in campo l'acquisto di ABS e covered bond, a cui si aggiunge anche l'ulteriore sforbiciata ai tassi di interesse scesi ormai ai minimi di sempre, 0,05%. Queste nuove misure dirottano nuovamente gli investitori internazionali sui paesi periferici, sui mercati azionari del vecchio continente, in particolar modo quelli periferici, e lo abbiamo avuto nei report di stamattina di Morgan Stanley e Goldman Sachs, che alzano il loro giudizio sul mercato azionario, in particolar modo quello del vecchio continente. Quindi queste nuove messe in campo dalla BCE in un certo e qual modo spingono ancora una volta in avanti quel sentiment che, bisogna ricordare, solamente un mese fa era vicino ai minimi di periodo e in scia a il possibile rialzo dei tassi di interesse oltreoceano, ma anche per le tante tensioni geopolitiche presenti nel mondo. Ricordiamo l'Ucraina, ricordiamo il Medio Oriente, rispetto quindi a un mese fa il sentiment torna nuovamente in alto, si avvicina ai top di periodo e spinge i listini azionari del vecchio continente, i listini azionari internazionali a chiudere al rialzo la prima settimana del mese di settembre, ricordo, quarta settimana consecutiva al rialzo. Quindi nuovo potenziale di fuoco che in un certo qual modo la BCE potrebbe anticipare. Ricordo ancora una volta che le nuove misure non sono state prese a maggioranza del board della BCE, ma Mario Draghi si è detto pronto e nel caso queste misure non dovessero bastare a dare il via al famoso QE. In un certo qual modo l'acquisto di ABS e bond
Un QE mascherato, ricordo che gli ABS sono strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, quindi quasi identiche, simili a quelle alle normali obbligazioni. All'interno degli ABS abbiamo i famosi RMBS, che in un certo qual modo sono titoli sempre cartolarizzati, ma hanno come sottostanti i prestiti immobiliari, quindi concessi per l'acquisto di immobili ad uso residenziale. Quindi la BCE si è fatta portatore anche di acquistare questi titoli. Sulla carta, tutto ciò, ricordo che nell'ultimo anno i prestiti nell'area euro delle banche sono diminuiti di 300 miliardi, ma con nuova potenza di fuoco, in un certo qual modo Mario Draghi dà al malato la cura necessaria per stimolare l'economia, ricordo l'inflazione sui minimi di sempre, quindi Mario Draghi dà la medicina per stimolare il malato ormai del vecchio continente, malato ormai da parecchi anni, per cercare di uscire da una situazione appunto di emergenza e riportare in sella l'economia nel vecchio continente. Tutto ciò quindi dovrebbe essere da traino per i mercati azionari, che ripeto ancora una volta, il sentiment torna sui top di periodo. E in questo contesto continua anche la corsa dei bond periferici, i cui rendimenti, sia nella parte breve che anche appunto in quella lunga, toccano nuovi minimi di periodo. Basta andare a vedere lo spread BTP Bund, ormai in area 134 punti base, che vale un rendimento sul decennale in area 2,25%. Ricordo solo qualche settimana fa l'allarme arrivato da BlackRock, che dava appunto rendimenti ormai bassi, e quindi non c'erano più le attrattive sul mercato titoli di Stato. E ricordo che nonostante lo spread BTP Bund è tornato a scendere, appunto 134 punti base, ricordo che questo dovrebbe in un certo qual modo segnalarci la luna di miele in Italia di una ripresa economica. Ricordo che i credit default swap a 10 anni sull'Italia quotano sui livelli di fine aprile 2011, quindi questo ci è comunque che la situazione non è del tutto sempre rose, appunto, nel nostro paese. Ricordo ancora una volta il monito sempre del governatore Draghi a nuove riforme strutturali, soprattutto per quei paesi che sono rimasti indietro. L'unico paese, appunto, era il riferimento all'Italia, visto che Spagna, Irlanda, Portogallo e Grecia, sotto la regia della Troica, hanno fatto quelle riforme necessarie che hanno portato l'economia, appunto, le rispettive economie fuori dal pantano. E quindi attenzione, come al solito, nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, anche alle possibili news che potrebbero arrivare dalla politica. E l'impatto fortissimo dell'effetto BCE, dell'effetto Draghi, si ha sul cambio euro-dollaro. Ce l'avamo lasciati una settimana fa, vicini ai minimi di settembre 2013, in area 1,31. Questa è la candela di giovedì scorso, moneta unica europea che perde diverse figure nei confronti del dollaro. Giornata odierna che si conclude in area 1,29. Attenzione, perché a questo punto le attese sono di una continuazione di questo trend. E chi si ricorda bene, all'inizio anno, all'inizio 2014, aveva appunto in un certo qual modo anticipato un top di periodo per la moneta unica europea, quanto si partiva anche da questioni per quanto riguarda appunto un'economia oltreoceano, un'economia ripresa, nel vecchio continente, un'economia in stagnazione, in ribasso, quindi area 1,40 non erano livelli accettabili. Nelle ultime giornate, siamo appunto sui minimi dell'ultimo anno, le attese a questo punto sono per una continuazione delle vendite, del trend discendente in direzione dei minimi fatti registrare all'inizio 2013 in area 1,28, 1,27 e 5. Ancora una volta suggerisco possibili ampi rimbalzi fin verso la soglia degli 1,31, 1,31 e 5. Potrebbero essere occasioni per rientrare short
e di lungo periodo sulla moneta unica europea nei confronti del dollaro. Dollaro che si è avvantaggiato la forza del biglietto verde nei confronti di tutte le altre valute nelle ultime settimane, e basta ricordare che nei confronti dello yen sappiamo quanto vale l'assioma dollaro-yen nei confronti appunto della moneta nipponica, viaggia sui massimi degli ultimi 6 anni. Uno sguardo all'indice tedesco, il DAX, giornata odierna che si conclude, e questo è un grafico riferito a stamattina, quindi non include la giornata odierna che si concluse in rialzo dello 0,10%, mettiamo appunto un grafico giornaliero per semplificare il tutto. Giornata odierna che si è chiusa in rialzo dello 0,10% e trend positivo dell'indice tedesco del DAX, che non solo appunto si conferma oltre l'importante trend line che partiva dai top di sempre fatti registrare nel mese di luglio, ma man mano ha superato le prime resistenze posizionate nei 9.300 punti, in quanto nel brevissimo eravamo all'interno di una fase laterale con in supporti in area 9.400 e resistenti in area 9.550-9.600, e l'indice tedesco appunto ha superato questi livelli e si è lanciato al prossimo target rialzista posizionato in area 9.800 punti. Ottimo, diciamo, il trend accompagnato, sembra quasi una trend line dalla media mobile, questa verde, a 10 giorni appunto che accompagna la salita dei prezzi. Media mobile a 10 giorni che ha breccato al rialzo anche la media mobile più lenta, quella a 50 e anche quella a 200. Quindi tutte le attese nel breve sono di una continuazione di questo movimento, anche se possibili prese di beneficio che potrebbero riportare le quotazioni fin verso 9.300-9.550 non cambierebbero questa view, ma anzi dovrebbero essere sfruttate queste occasioni per rientrare short sul long sul DAX. Velocemente, anzi, andiamo ad approfondire il nostro indice italiano, FTSE MIB, la cui struttura grafica è di medio e lungo periodo si è notevolmente migliorata. Lo vediamo dal grafico con i prezzi che nell'ultima settimana hanno breccato al rialzo l'importante trend line, che anche qui discendente, che partiva dai top di giugno. Listino che nella scorsa settimana era rimasto all'interno di una fase laterale posta tra i 20.200 e le resistenze poste in area 20.750, e chiusura appunto nella giornata di giovedì al rialzo. Le attese anche qui, nonostante non siano non siano appunto da mettere in un angolo prese di beneficio, le attese sono per una continuazione del trend in corso, del recupero in corso, nei prossimi giorni, nelle prossime sedute. Il prossimo test sarebbe in area 21.890-21.900 punti, con un target intermedio posto su in area 21.500 punti. Ricordo sempre il famoso target che più volte ho segnalato nei primi mesi dell'anno, è posto in area 23.500 per il nostro FTSE MIB per fine 2014, target appunto più volte detto nei nostri incontri settimanali. Andiamo ora a vedere i titoli in watchlist, titoli che sono all'interno del nostro portafoglio e titoli appunto che nel breve periodo rimangono interessanti. E velocemente andiamo a vedere che nel nostro portafoglio titoli continua a rimanere presente il titolo AF, titolo che nelle ultime settimane è rimasto all'interno di una piccola congestione posta tra le 1,60 e le prime resistenti in area 1,75. Il break di questi livelli dovrebbe velocemente proiettare il titolo dell'uso fin verso la soglia dei 2 euro.
E in watchlist, in portafoglio, al contrario, rimane il titolo Maire Tecnimont, il cui ottimo trend rialzista di breve viene confermato anche qui dalla rottura della trend line che parte dai top di maggio, e le attese nelle prossime giornate sono di un test in aria, 2,40. Segnali negativi al contrario sul titolo Maire Tecnimont arriverebbero solamente con il ritorno delle quotazioni sotto i 2 euro. Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo, titolo che da fare appunto da manovrare con molta cautela, visto il forte rally intrapreso dalla seconda settimana di agosto. E altro titolo che era entrato nel nostro portafoglio titoli, nel nostro portafoglio, era il titolo Mar con il break di aria 12 euro, con il ritorno di aria 12 euro, titolo che nelle ultime giornate aveva consolidato nei pressi di dei minimi di periodo posti tra 11,80 e le prime resistenze in aria 12 euro. Con il break appunto di questi livelli, il titolo ha inviato un segnale di acquisto, e nel breve, per chi non fosse entrato, segnalo che le prese di beneficio arrivate nella giornata odierna si sono arrestate sugli ex supporti, sugli ex minimi di periodo fatti registrare a metà luglio in area 12,50. La tenuta di questi livelli potrebbe essere interessante per chi è fuori, per rientrare in posizione appunto sul titolo Marra. In portafoglio è entrato il titolo Safilo Group, facciamo qui un ampio discorso, la società che durante la scorsa settimana ha con la società appunto Gucci, con la società che controlla il marchio e Gucci, sono arrivate ad una rescissione del contratto anticipato appunto per appunto la produzione, la vendita del marchio e Gucci. Ricordo che comunque per questo fine anticipata la società Safilo è stata in un certo qual modo rimborsata di oltre 90 milioni di euro. La società rimane sempre produttrice del marchio Gucci per ancora svariati, per ancora fino al 2016, e quindi le forti prese di beneficio, le forti vendite che sono arrivate nella giornata appunto, nella scorsa settimana, nella giornata appunto di mercoledì, dal mio punto di vista esagerate, hanno creato un'occasione d'acquisto per il titolo Safilo. Titolo su cui noi sono entrato e quindi è un titolo che fa parte del mio portafoglio mid cap nella giornata di venerdì scorso, in area 12,15 euro. Chi appunto avesse appunto colto la discesa del titolo nella scorsa settimana consiglia appunto stop rigidi, uno stop appunto sarebbe sotto il minimo della candela fatta registrare dopo il forte sell off, ma siamo lontanissimi, siamo in area 11,10, il consiglio è di usare uno stop in area sotto area 11,70-11,65. Ricordo anche che la società è controllata da un fondo olandese, fondo che nei prossimi mesi dovrebbe quotare anche il marchio Green Vision, sempre nella gestione appunto nel reparto, nel settore occhialeria, e questo potrebbe aprire tra virgolette possibili operazioni straordinarie che potrebbero appunto coinvolgere anche il titolo Safilo. E andando avanti nel portafoglio large e cap, brilla ancora il titolo Banca Popolare di Milano, titolo su cui ormai il guadagno è vicino al 15%, titolo Banca Milano, attesa al test delle prossime resistenze in area 0,655-0,66, oltre i quali verrebbe inviato un nuovo segnale di acquisto. E questi sono alcuni dei titoli che potete trovare anche all'interno del portafoglio di Midcap, all'interno del mio sito, nella sezione archivio e performance. Ricordo invece che in watchlist per le prossime giornate ci sono
un po', cioè una bella pattuglia di titoli. Tra questi inizio a segnalare il titolo MPS, nonostante il titolo sia uno dei titoli all'interno del settore bancario meno preferito dal mio punto di vista, nonostante appunto dal punto di vista dei fondamentali, titolo MPS che nel brevissimo si muove all'interno di una congestione posta tra area 1,10, 1,19, 195. Attenzione che il break di questi livelli dovrebbe essere sfruttato nel breve per entrare al rialzo, appunto, classica operazioni mordi e fuggi sul titolo, appunto, della banca senese. In watchlist segnalo anche la Midcap Esprinet. Andiamo subito ad allargare il grafico, titolo che tra le midcap in watchlist, attenzione al titolo Esprinet che recupera l'importante ex supporto posto in area 7,15, attenzione perché quindi l'eventuale pullback che dovesse riportare i prezzi fin verso area 7,15 e 7,20 potrebbe essere una buona occasione d'acquisto per mettere il titolo in portafoglio. Altro titolo in watchlist e si ritorna al settore lusso, attenzione perché il settore lusso nel caso le tensioni geopolitiche in Russia dovessero continuare a scemare, il settore lusso dovrebbe ritornare in auge appunto nel portafoglio degli investitori. E ricordo anche che appunto vediamo appunto il titolo IOX che potrebbe sfruttare la quotazione di Alibaba, quindi una delle più grandi operazioni IPO che sta per partire in America. Quindi attenzione al titolo IOX che nelle ultime giornate continua a muoversi all'interno di una stretta congestione posta tra 19,55 e le prime resistenze poste in area 20,40-20,45. Il break di questi livelli, attenzione, sarebbe un segnale d'acquisto. Nelle ultime giornate il titolo sta consolidando sotto le resistenze con bassissimi volumi, quindi questo potrebbe anticipare la rottura appunto delle resistenze. E sempre nel settore lusso, attenzione, grafico quasi identico al titolo Brunello e Cucinelli, anche qui con il break di area 19,30-19,35, il titolo dovrebbe nuovamente anche questo partire al rialzo con primi target posti fin verso la soglia dei 20 euro. Altro titolo in watchlist è il titolo Egitech, anche qui grafico quasi identico a quello di Yux. Forte congestione che va avanti ormai da parecchie settimane, tra i primi supporti in area 17,80 e 17,85 e le resistenze posizionate in area 18,20-18,30. Quindi il break di questi livelli sarà sicuramente un segnale affidabile, un segnale quindi da eseguire. Al rialzo avremo un primo target posto sui 19 euro, al ribasso un primo target in area 17 euro. Questi erano alcuni dei titoli in watchlist, abbiamo visto anche titoli all'interno del portafoglio, non solo mid cap ma anche large cap. Vedo che le domande in chat sono tantissime e vado subito a rispondere alle vostre domande e senza perdere ulteriore tempo andiamo su un titolo che è nel nostro portafoglio Midcap, come il titolo Salini Impregilo, titolo che nelle ultime giornate sta ormai continuando quel rimbalzo intrapreso nella prima decade di agosto, titolo che nelle ultime giornate sta cercando di riportarsi oltre
gli ex supporti posizionati in area 3,30-3,35, ex supporti del mese di luglio, la tenuta di questi livelli dovrebbe dare nuova forza appunto al titolo italiano con prossimi target posizionati in area 3,50-3,55. Quindi attenzione, perché la tenuta di questi livelli è un segnale positivo. Al ribasso nuovi segnali negativi invece arriverebbero con la discesa dei prezzi e delle quotazioni sotto area 3,20-3,15, anche in corrispondenza della media mobile a 10 giorni. Ritorniamo, richiedono il titolo Esprinet, quindi ritorniamo, visto che ne abbiamo trattato pochi istanti fa, titolo Esprinet che recupera gli ex supporti area 7,10, 7,15, la tenuta di questi livelli, quindi l'eventuale pullback che vada a testare gli ex supporti potrebbe essere con la nuova ripartenza una occasione d'acquisto appunto per il titolo Esprinet. E continuiamo ad andare avanti, rimaniamo nel campo delle mid cap con il titolo Cairo Communication, titolo che dopo il pullback delle ultime sedute, il titolo è tornato al rialzo nella giornata odierna. Abbiamo breccato le prime importanti resistenze posizionate in area 6,15, la tenuta appunto di questa area dovrebbe favorire la continuazione degli acquisti in direzione dei prossimi target posti sui 6,35 e 6,40 euro. Anche qui nelle ultime giornate abbiamo avuto ottima la candela odierna, appunto l'Hammer, nelle ultime sedute abbiamo avuto anche il break della media mobile a 10 nei confronti di quella più lenta, 50 giorni, che ci conferma appunto la forza in atto del titolo editoriale. Viene richiesto il titolo Banca Finnat, titolo appunto che nelle ultime sedute è stato al centro appunto di un rally, soprattutto con il break di area 0. Abbiamo avuto dei problemi con l'audio e il video, quindi riprendiamo dal titolo Banca Finnat, titolo appunto che col break di area 0,47 ha inviato un segnale di forza, ha rotto anche le nuove resistenze posizionate in area 0,50. Nel breve, appunto, per chi avesse